Allora malandrino. Minchia, malandrinissimo proprio. Mamma mia che Minchia, ciuffo. come sei bello. Minchia, mi piace che Qua. sei tutto pettinato così tapone. Cazzo fai? Aia! Vabbè, ragazzi, sentite, comunque, a parte questa cosa qua, io non c'ho voglia tanto di ringraziare adesso, Sono perché pochi. siamo Allora, pochi. diciamocelo in faccia, c'è 100K, ce l'ha anche il primo Iachino che fa YouTube, cioè ormai Sì, è 100K su YouTube bello e vi è ringraziamo. fico, però minchia è proprio da sciroccati, Sì, capito? Non 100.000, è che minchia. sei fico, capito? Li ho Sei fico fatti. con mezzo milione. Prossimo premio quando lo danno? Mezzo milione? Cos'è quello d'oro? Quello È d'oro è mezzo milione. 500.000 o 1 milione? No, quello d'oro è mezzo milione. Pippo, non ti si vede lì. Oh. Non mi devi vedere. Ah. Sai che ti prendo a Non mi scarpa? devi vedere! Chiamiamo che è un Chi è? negozio di moda, così ogni giorno della settimana di Sanremo dovete cambiarvi ogni A giorno anche i Sanremo, vai, negozi. chiama, chiama, Andiamo a chiama. Sanremo? Sì, andiamo. È di fianco Ah, all'Ariston. stai chiamando a Sanremo? Sì. Fantastico. Sai che ci avrai miliardi questo qua, non gliene frega un Franco. cazzo del mondo. Sì. Devi cambiare abbigliamento ogni giorno. Sì, Ok. andiamo a Sanremo a cantare, ma non ci hanno invitato, andiamo a prepotenza. Siamo ospiti, diciamo che siamo ospiti. Ospiti a Siamo Sanremo. ospiti a Sanremo, Allora dobbiamo c'è cantare. Sanremo, Sanremo Giovani e Un Sanremo. tamarri. Sanremo Tamarri. Sanremo Su una Tamarri. barca. Comunque stavo parlando, mi ha interrotto, t'ammazzo. Ma ti infizzo con la matita Anni di 60. 60. Che Che schifo. marca è? Minchia Comunque non ho Amazon. capito. Aspetta, la targa d'oro quando la danno? Ma Aspetta. dita Amazon. Minchia se sei figo. Vabbè, Targa Amazzonia. oro Ma fanno con gli alberi, YouTube. eh. Targa oro Pensa che YouTube. potenza, una Stai zitto che matita. Questo t'ammazzo. morirà e la matita ci sarà sempre, ricordatelo. Allora. Zitto che Allora, t'ammazzo. aspetta, io la targa d'oro la danno a 10. La danno a 10 milioni di iscritti. 10 Ah milioni. no, 100.000 iscritti Ok. l'argento, che è la nostra. 1 milione di iscritti la targa Oh, oro. vedi, ok. Poi? 10 milioni di iscritti il diamante. Che è finto, ovviamente. Sì, che cazzo è un diamante a E che te, ne te? sai? Che è grosso così, che cazzo è, sei? Il finita. sovrano del È Calarica. finita proprio. No, mio, 1 milione di iscritti non ci arriveremo No, non ci mai. arriveremo Non ci mai. arriveremo mai, un Beh, però non hai milione. detto 1 milione. Un milione. No, 1 milione quanto di. No, mica, Sull'altro canale sono a 999.999. 200.000 iscritti, ci ho messo 64 anni. Che cazzo. Vabbè che non faccio un video da 3 anni. Ma guarda che questo sta viaggiando, eh. Lo so che sta viaggiando bene, ma per avere 1 milione di iscritti sono tanta Poi roba. calcola che noi non è che lo pubblicizziamo tanto sui nostri A social. noi non ce ne frega proprio un Lo cazzo. lasciamo lì, cioè YouTube deve essere Cioè, siete YouTube. voi che siete. Allora, voi siete la nostra pubblicità, perché noi non è che siamo là accaniti su Instagram. No, segui la mia pagina YouTube. No, 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 Niente, niente. no. Cioè, tutta la crescita spontanea come la gancia. È Sto pura. canale sta crescendo come la gancia. È puro Allora, voi proprio. che siete il nostro concime, No. dovete darci una mano a far crescere sto cazzo di canale. Sai che se faccio 1 milione di iscritti mi do fuoco. Te lo giuro. Non ci 1 milione di credo. iscritti sui tamarri. Migliori Mi iscritti, stacco tanta una roba. gamba, la lancio contro un muro proprio Sì, l'appendo. vabbè. Figa, facciamo 1 milione di iscritti. Ma sai che soddisfazione? Però sono tante responsabilità, perché 1 milione di iscritti ti cagano il cazzo di brutto. Vabbè, tu non li Cioè, leggi dici le mie. cazzo, c'è tanta gente che ti rompe i Vabbè, coglioni. tutti i giorni lo fai alla radio. Ma chi cazzo Ogni dico? volta che dici, ah, ti sentono 1 milione e basta. E non sanno che c'è il Adesso canale. ti infizzo questa e ti rimane come antenna e vai a Miami con la matita qua. Sai che lo faccio, Spacco. dai. Non puoi morire, vero? Se ti si infizza la matita Se qua. becchi l'arteria giusta, sì, vogliamo provare? L'arteria? Dai, che ti spado. Vai. Fare 5 tagli di capelli. No, chiedi se ti attaccano i capelli. Minchia paura! Panico, 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 paura! Paura! Ok. Sei mezzo. Parrucchiere, buongiorno, Ma... sono Denise. Ciao, ciao, c'è Franco? Sì, Me lo come passi per passo? favore? Grazie, ciao, 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 bella. Pronto? Ciao Franco, Ciao! ciao, come stai? Minchia, Sono tutto bene? Giovannino, sono venuto anni fa a tagliarmi i capelli da te, però adesso Sì? sono diventato famoso, sono ospite a Sanremo la Ah, settimana. sì? Bene! Allora, visto Sì che che... c'è un cazzo con le Allora, ti spiego, sono io e mio cugino, siamo i Tamarri che cantiamo... Panico paura! Sì, Panico Paura e dobbiamo cantarlo a Sanremo. Ci ha chiamato, come si chiama? Amadeus. Amadeus.
A me a fare i capelli da te, però mio cugino i capelli ce li ha. Lui è un cazzo con le orecchie. E io c'ho il ginocchio in testa, quindi avevo bisogno di mettere. Che se stacchi i capelli. Cioè, alla... di... Però a me serve praticamente che tu mi metta qualcosa in testa. Ce l'hai, cioè, ce l'hai un trucco per farmi i capelli? No, i capelli di un donatore. I capelli donatore, cioè, uno che viene da te, gli, sì, gli stacchi i capelli. Io lo tengo per la gola forte. Hai capito? C'è un modo per distaccarlo tipo scotch dalla testa, il cranio? Sì, cabrio. Sicuramente, non vedo l'ora, io aspetto. Se sei meridionale come noi. Fantastico. Ma quello è il minimo. Ma grazie. Come sei bello, Franco. Ti ricordo, io ti ricordo su un divanetto di una discoteca col cuore mezzo spezzato dalla minchia, te lo ricordi, Franco, come si faceva? Come ti facevi? Tre, due puttane. Ti ricordi quella volta che ti sei f***o tutto e sei andato col in giro per Sanremo al porto, sì, che ti hanno arrestato, eh? Minchia, i calci nella schiena che ti ho tirato. Ma... belle cose, che belle schifo cose, che fai, bro. Va bene, senti, pisciati su un piede che ci vediamo quando scendiamo, eh? Hai capito? Sì, io l'aspetto, sì, sì, tra pochi giorni. Sì, tra pochi giorni veniamo giù, hai capito? Oh, ma fica da, da ficcare cazzi a ruota ce n'hai in negozio che sento... Ah. Si può fare qualcosa. Ma ci sono, c'è sempre quel giro di puttana. Vediamo, sì, sì, ne parlo, sì, un po', preparo il tutto. Bravo. Ma lui ti ricordi che una volta aveva anche le puttane dietro il negozio? Ma vai ancora a succhiare i cazzi, fra? ogni tanto, sai, per arrotondare. Fai un cazzo una fregna, un cazzo una fregna. Senti, guarda. I tempi duri. Adesso, i tempi duri, mettiteli adesso nel culo e ti salutiamo, va bene, Franco? Ciao, scemo. Perfetto. Ciao, ciao, Franco, ciao, 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 ciao. Ciao, ci vediamo. Sì, ciao, 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 ciao. Minchia, Franco è sempre il numero uno. È numero uno, Franco. Mi mancava un po' sentirlo, eh. Ma chi cazzo lo conosco? Ma che cazzo ne so? Ma chi cazzo l'ha mai visto? Si allarga la confidenza. Ma che cazzo c'è mai stato? Ma che cazzo ne so? Ma la gente si prende così la confidenza di chiamarti. Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo ti conosce? Ma sto scemo. Tamarri. Ma chi cazzo ti conosce? Ti sta chiamando? Pronto? Madonna, che è successo? T'ha posto? Tutto a posto, anch'io. Ah, neanche finisci le frasi, proprio così. Sei pieno come un bastardo. Sono convinto con chi sto parlando. Non sei convinto di con chi stai parlando. Madonna, ragazzi, neanche la terza elementare hai fatto per fare questo lavoro. Perché sei fantastico. Sei solo contare i soldi in nero. Sei il numero uno. Mamma mia, vorrei contare tanti. Lo so. Senti, ignorante, volevo chiederti una cosa. Sì. Allora, siccome io sono pieno spudorato, proprio perché ho fatto una vita di malavita, proprio pieno, ma proprio. Sì. Ho un bagagliaio imballato di contanti. Devo acquistare una mezza appartamenta, una roba a Sanremo, perché devo mandare giù la gente, perché adesso c'è il festival, no? Sì. E allora, siccome sposto i cavallini, perché c'ho tutti i cantanti che c'hanno i nasi voraci, butto giù un po' di cristiani. Si può fare mezzo affare edilizio proprio a buttare, però io non mutuo un cazzo, eh? Io non conosco nessuno. Ma credimi, io non ho capito con chi sto parlando. Ah, ma fantastica sta cosa, cioè, lo capisco, nel senso, sono Massimino di Quarto. Massimillo? No, Massimino di Quarto, igno. Praticamente ci siamo conosciuti in una mezza sera in discoteca, te eri strafatto come un animale. Allora guarda, hai sbagliato persona, io non vado in discoteca e non sono strafatto. Ma no, adesso immagino di no, mica mattina, se ti facevi adesso ti eri già giocato tutto il lavoro. Ascolta, hai sbagliato persona, stai confondendo con un altro. No, ti sei sbagliato, sono solo e unico. Vabbè, oh, ma va bene, senti, cazzi tuoi, nel senso, non è che sta... Vabbè, allora, senti, sto a fare immobiliare, allora, lo possiamo fare lo stesso. Se devi comprare una cosa, io sono a disposizione, perché tutti i clienti per me sono buoni. Mi mangi. Bravo, minchia, vedi che a me la gente... Perché mangi. Sai perché? Perché siamo meridionali, noi meridionali ci capiamo subito. Certo. Ascolta, mandami, intanto, il numero, mi risulta il numero sconosciuto, quindi se voglio risentirti non posso farlo. Ah, sì, perché è la SIM che uso. Mandami il tuo numero. Okay, mi chiedi che cosa hai bisogno e vedo di provvedere. Ah, ok, perfetto. Va dai, bene. Ok, ti mando il numero con scritto solo.
Va bene, mandami quello che vuoi, basta che ho un recapito e mi chiedi che cosa vuoi, va bene? Sì, no, magari ne parliamo di persone, dai, ci vediamo, c'è una Volkswagen bianca, ci vediamo al bar, va bene, dai, ciao, ciao, d'accordo. Ciao, bello, ciao, 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 ciao. C'è una Volkswagen bianca! Tamarri! Pronto? Culista? Come? È culista? Sì? Sì, salve. Senta, a Sanremo, giusto? Visita anche a Sanremo, suo appuntamento, sì. Certo, certo, certo. Senta, io dovrei venire a farmi fare una visita perché non mi sento tanto bene, no? Cioè, quando mi siedo c'ho male sempre alla schiena, quindi volevo controllare un po', fare un controllo col dottore se mi può visitare. Così almeno... Ha male alla schiena? Sì, 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 ho male tutta la schiena, ho male alle gambe, male al culo. Ma mi scusi, ma è l'oculista questo, non è... Eh sì, signora, l'oculista. Cioè... Ma cosa, scusi, è l'oculista per gli occhi? No, come per gli occhi, scusi. Scusi, mi è da ridere. Ah. Scusi, perché, scusi, l'oculista... C'è la parola, vabbè, voglia c'è di parola. No, signor, sto parlando, mi devi ascoltare, scema! Ma pensa a te, uno male al culo, chi cazzo deve chiamare? Avvisami quando fai i giochi di parole, l'ho capito dopo culista. Falla sta roba al culista, chiama, continua, continua, chiama un altro culista. Falla ancora, ti prego. Questa del culista l'ho fatto morire. Che stronzata, cazzo. Tamarri. Guarda, proprio un male incredibile, proprio. Proprio ti fa male, Sì, non riesco proprio neanche a sedermi, proprio. Quando ti prende così. Stai troppo... Pronto? Sì. Oculista? Sì. Sì, buongiorno, salve signora. Senta, io volevo venire a fare una visita, diciamo, il prima possibile, perché ho proprio un male incredibile, cioè non riesco neanche a sedermi, mi male la schiena. Allora stia a sentire. Mi fa male la schiena, guardi che questo è un oculista. Cosa ho chiamato? Un oculista? Sì. È l'oculista? Sì. Ha mal di schiena, mi scusi, Scusi, la parola in greco lo dice proprio. Culista, oculista, dice culo, culista, che ti guarda il culo, che ho male. Capito? Sì, sì, va bene, buonasera, buongiorno. Pronto? Signora, ma pensa a te, ma l'hai vista? Ma l'hai sentita? Non ce la fanno proprio. Vedi tu se riesci a prenotare perché ho male al culo. No, questo gioco di parole te lo lascio. Io le robe alla frassica non ce la posso fare. Dai, falla, voglio che scoppi. No, questa roba la lino frassica non ce la posso fare. Poi io sono prepotente. Una la devi fare. Allora devo fare un altro gioco di parole. No, vai con l'oculista. Pippo è forte sui giochi di parole. Dai, trovi un altro gioco di parole. L'altro oculista. Che cazzo. Vai. Pronta? Sì, pronto. Sì, sono Massimo di Quarto, il culista. Buongiorno. Buonasera. Pronto? Sì. No, ho fatto una domanda, il culista? Madonna, ragazzi, proprio che gentilezza, Richiamo un attimo che è venuta un attimo una sensazione proprio di ferocia. Tamarri. Affittano. Buongiorno, sono Lisa. Parla tu che sto... Sì. Lisa, buongiorno, ciao. Buongiorno. Senti, tu hai un po' di appartamenti super lussuosi pronti per Sanremo? Come, scusi? Hai appartamenti pronti super lussuosi per Sanremo? No. Da... Cos'è che c'hai? Hai delle case te? Ha chiamato un albergo, un hotel. L'hotel, appartamenti nel senso camere per Sanremo. Sì, esatto. Scusami, ho sbagliato. Senti, allora, cos'è? C'hai qualcosa per il periodo di Sanremo? Perché siamo io e mio cugino che siamo ospiti da... come si chiama il presentatore? Amadeus. Da Amadeus a Sanremo che dobbiamo cantare, no? Tutte le sere. E allora ci serve la camera, diciamo, per dormire, una bella camera, capito? Intanto paga la Rai, cioè frega un cazzo, no? Se vuole le posso girare l'email dell'ufficio di competenza.
No, a me non mi piace parlare col computer, mi piace parlare con le persone. A me sono ancora un po' della vecchia scuola, capito? Come tutti quelli che vengono a Sanremo. La prima mano, capito? Mi spiace allora. Non ti possibile. Deve spiacere un cazzo, dai, tirami fuori la camera che dobbiamo venire lì, ci dobbiamo asfaltare come bastardi. Capito che c'è l'eco. Tamarri. Veramente buongiorno. Ehi, simpaticissima, personalissima. Sono Massini di Quarto. Serramenti, giusto? Giusto. Perfetto, preciso. Chiamato l'ufficio, quindi non sei il serramentista che può darmi un parere tecnico, insomma. Perché non ho capito nulla. Hai capito Lula? Non ho capito nulla, dico. Senti, precisissima. Il serramentista non è che può fare un mezzo intervento urgente, perché in appartamento qua a Sanremo praticamente siamo giù, siamo tutti il weekend con un po' di amici a fare una mezza sciroccata, no? Ieri è scattata sta mezza rissa anni 80 e ne ho lanciato uno fuori dalla finestra tipo Bud Spencer. Non so se tu conosci i film di quel periodo, che sei dell'est, no? Non si capisce. Allora praticamente ho sfondato una finestra con un cristiano. Siccome devo rimettere a posto sto serramento, mi serve una cosa urgente, se no devo sparare al proprietario. Cioè le scelte sono due. Hai capito la questione, come funziona? Ho capito, però se si tratta di urgenza, io non ho nessuno disponibile, né oggi né domani. Non so come risolvere. Chiedili se conosce Bruce Mbongo. Cosa? No, mio cugino chiede se conosci Bruce Mbongo. Non conosco. Non le conosco. Non so neanche chi cazzo sono Bruce Mbongo. Quelli che everybody's guy, ma no, è la personaggio perché è tedesco. Va bene, allora niente, se non c'è il serramentista, vabbè, vado a sparare al proprietario, capito? Così. Ok. Senti, ma sei fica tu? Sento questa voce bellissima. Sei bellissima? Buona giornata. Ciao, bellissima. Ciao, simpatica. Tamarri. Ma chiamiamolo disperato. Chiamiamo disperato. Disperati. Questo è successo qualcosa. Basta un flash. C'è un rumore. Picchia il microfono e spacca la cappa. Pronto? Pronto? Fabrista, Fabro. Fabri, sei Fabro? Chi è? Sì, ciao, sono Massimo Di Quarzo qua con Giovanni, il mio cugino. Ciao. Sono qua a Sanremo, c'è una mezza urgenza. Come? Ho una mezza urgenza in un appartamento. Allora? Ho capito che non te ne frega un cazzo, ma io c'ho un casino. I soldi non è un problema se ti fai sta. Non è un problema. Se fa sta scappata, perché praticamente c'è stata una mezza rissa in un appartamento, ho lanciato un cristiano fuori dalla finestra, incastrato nelle inferriate. Un grissino. Cosa hai detto, scusa? Un grissino? Che cazzo vuoi un grissino? Non sei momento di mangiare, scemo di merda. I chiusine, presenza, incastrato. Bifolco! Richiamo sto bifolco. Auè spacca. Auè! Oh, scemo di merda, devi rispondere. Che è un'ora che ti sto chiamando. Sono Massimo Di Quarto, Fabbraio. Dai che c'ho una mezzo messo giù. Mi hai messo giù la cornetta? Cosa? Mi hai messo giù la cornetta, sono Massimino Di Quarto, non so se hai capito con chi ha a che fare. E quindi perché deve urlare? Io mica stavo urlando, quello è il mio modo di fare abituale. Sto parlando. È il mio modo di fare abituale. Sto parlando, sono prepotente. Lo dico io, capito? Io ti chiudo quando voglio. Cosa fai? Minchia, hai capito? Vedi che sei un coniglio di merda. Tamarri. Coniglio! Pronto? Vedi che sei stupido che metti giù la cornetta. Possiamo avere una discussione, no? No. E io c'ho urgenza. Solo con le persone normali. Ma io non sono una persona normale. Allora andiamo avanti così. Cosa dobbiamo fare? Andiamo via, basta, non ce la faccio più oggi. No, aspetta che ce n'è ancora una. Non voglio più farlo. Dai, ancora una. No! Ancora una. Non voglio! Non farne una! Non la voglio fare! Pronto?
Pronto, sei King Kong? Come? Sei King Kong? Sei King Kong? King Kong, il ferrame, quello che lavora il ferro. Ma no, sì, non è King Kong. No, no, ti chiamano King Kong perché sei brutto come una scimmia. Ma date il tuo numero. Oh, non fare il deficiente, che vengo lì, ti prendo la testa, la strappo e la metto sulla spalla come i gradi di un carabiniere, cretino. Ma dove cazzo sei te? Ma dove sei tu? Sono di Quarto Giaro, dov'è il problema? Io ti stai parlando della Liguria. Allora vuoi geolocalizzare anche il mio cazzo, deficiente? C'è una casa. No, dico, ma che mica volessi fare qua, scusa. Ma te che cazzo, ma guarda che sei, sai che prendo, sai che ti buco i capezzoli e esco dall'altra parte, faccia di merda, ti stacco i capezzoli, li trasformo in due monete, così pago quella zoccola di tua moglie, scemo di merda. Senti, ma puoi fare qualche barzelletta, vuoi qualche, sai che ti attiappo per le caviglie e ti uso come bolas. Ma veramente invece fare un teatro, film, qualcosa, anzi no, sai che mi hai fatto venire un'idea, ti prendo per i polsi, ti prendo per, oh, ti sto sfottendo, quando ti sfotto devi stare zitto. Allora ti, oh, ma guarda, non mi ha dato soddisfazione sto cretino, volevo dirgli una cosa. Cos'è che gli volevi dire? Volevo prenderlo per i polsi, tirarlo indietro e usarlo come fionda per lanciare se stesso. Però glielo devo dire, adesso ce l'ho qua, diglielo. Ma ha fatto finire sto cazzo di King Kong. Oh, dai, King Kong non risponde, chiudiamo la cosa. Perché mi devi tirare via? Ah, cazzo, abbiamo finito. Aia! Ah! Ah! Basta! Ah! Chiuso dopo. Le persone normali quando devono chiudere un video su YouTube credo che salutino, facciano le cose. Invece se non ti iscrivi al canale ti viene la peste. Sì. La peste, la mattina con le bolle sei nel 400. E non c'è il vaccino, quindi stai attento. Niente, sei fottuto, sei, capito? Merda, comunque. Quindi condividi video a manè, cioè tu ci devi sostenere perché noi siamo due scassati di merda. Hai capito? Quindi se tu basta che col tuo cazzo di telefono fai condividi su WhatsApp, clicca in campanella, mi piace. Basta dare la famositudine. Basta dare la famositudine a quelli belli, giovani, simpatici, ricchi. Noi siamo merda. Hai capito? Tamarri.